Bella ragazzi, bentornati il vostro Mr. Lollo qui sul Football Manager Club, oggi con la prima grandissima novità e sorpresa per questo canale, basato principalmente sì su Football Manager, ma oggi ci vediamo uno dei primi simulatori arcade di tutti i tempi, ovvero PES 2020, ragazzi, è uscito da pochi giorni, ve lo porto anche io, ho voluto fare questa prova per vedere se vi piace e comunque per verificare un pochino le differenze tra un simulativo arcade come questo, PES per esempio, ma anche FIFA 20 porteremo, ve lo dico già, lo premetto, e un manageriale come Football Manager molto più tattico rispetto a questo, dove giocheremo delle partite vere e proprie, reali. Faremo ovviamente un campionato Master, come vedete la Master League. Io vi faccio una piccola parentesi, non sono un pro ragazzi, non gioco da anni a questo PES, per cui, perché preferivo, ho sempre preferito negli ultimi tempi FIFA ed era nettamente migliore. Quest'anno invece, provando la demo, mi è piaciuto tantissimo, per cui ho voluto provare nuovamente e quindi acquistare PES 2020. Ve lo consiglio perché è molto bello, dalla demo mi è piaciuto, soprattutto la simulazione che hanno i giocatori, la dinamica del pallone, i contrasti, l'uno contro uno, i dribbling molto animati, fatti molto bene secondo me dall'IA e non solo. E giocheremo in una modalità, ragazzi, al momento campione, non superstar, perché superstar non tocco una palla, sono sincero, per cui facciamo campione. Andiamo alla Master League, avete già capito chi sceglierò. Intanto iniziamo. Vorrò scegliere, già ve lo dico adesso, la Dea, l'Atalanta, la grandissima Atalanta che sta in Champions League. Proveremo a fare qualcosa di positivo con questa squadra. Al posto di Mister Gasperini ci va il Mister Lollo. Dai a Bergamo, speriamo che un romano a Bergamo possa far bene, come ha fatto il grandissimo Mazzone ai suoi tempi, se ve lo ricordate. E il Sor Magara lì a Bergamo fece grandi cose. Andiamo subito al campionato Master, andiamo a vedere un pochino com'è questa lega. Poi vabbè, ovviamente per chi conosce PES sa benissimo che ci sono le partite calcio inizio, sono partite in cooperativa oppure partite singole. Qui il MyClub è, diciamo, il multiplayer, l'online che ha come FIFA anche PES. E poi ci sta questo Diventa un Mito, dove appunto c'è la carriera di un singolo giocatore. Noi faremo invece il campionato Master, dove assumeremo il controllo appunto del club dentro e fuori dal campo, quindi come manager vero e proprio. Dai! Allora, selezioniamo la squadra, ragazzi. E vi dico anche un'altra cosa, ho fatto l'aggiornamento di tutte le rose, fondamentale, ho aspettato infatti perché è uscito da qualche giorno, ho aspettato oggi, giovedì, lo sto giocando ragazzi adesso, sono uscito dal lavoro e mi sono messo su PES 2020 e ve lo sto portando stasera, infatti un po' in ritardo di solito al mio solito orario canonico, quello delle 15, e vi sto portando questo perché, carissimi, ho voluto appunto provarlo prima io e poi perché le rose non erano aggiornate con i giocatori del campionato 2019-2020, ho atteso la patch di oggi, siamo a giovedì appunto 12 settembre, e in più ho messo anche gli stemmi e i nomi delle squadre reali per quelle che mancavano. Quindi andiamo a scegliere, come detto, andiamo subito sulla Serie A Team e andiamo sull'Atalanta. Questa è la rosa squadra, come vedete abbiamo in porta, vedo Gollini, Beriscia, Rossi e Carnesecchi. Questi sono i portieri. Poi vedo come difensori centrali, mi dice Mancini, Masiello, Palomino, Toloi, Dimsiti, Varnier, Ibañez. Ibañez lo conosco molto bene perché è nella mia Cremonese in Football Manager. Però Mancini, ragazzi, dovrebbe essere andato alla Roma. Non ha fatto ancora il trasferimento, forse l'ultimo giorno non è stato fatto. Poi vedo Derun, Froiler a centrocampo con Atebur, Castagna sulle fasce, Ilicic trequartista, punta, abbiamo Zapata, Gomez come punta, seconda punta, trequartista anche lui. E poi vedo Colpani, Del Prato, tutti i ragazzini, Barro, Musa Barro, una mia vecchia conoscenza anche questo, Pessina, vecchia conoscenza, a centrocampo Pasalic, Kuluseski, Gosens. Insomma, ci sono dei giocatori acquistati, ma Mancini, ragazzi, dovrebbe stare alla Roma. Comunque, confermiamo l'Atalanta, andiamo avanti. Mi ha detto che aveva fatto le rose, erano aggiornate, però, vabbè, ci sta questa piccola cosetta di Mancini, ma fa niente, ce lo teniamo, meglio, è pure forte. Ok, Atalanta, confermiamo. E che scegli il tuo aspetto, ragazzi? Ma io vado... Che aspetto faccio, ragazzi? Ci abbiamo Boninsegna, Lane, Pleasance, Aegis, Casero, Dudfield, Ise, Eto, sono uno giapponese, poi tutte le nazionalità, però io ragazzi vado su
il grandissimo non Maradona, Cruyff sarebbe forte, Zico, Romario, Bebeto, Roberto Carlos, ma io vado sull'olandese, è lui, Ruud Gullit, mi piace troppo, quindi Ruud Gullit, abbiamo l'aspetto suo, i metti dati dell'allenatore, mi dice ok. Ovviamente nome dell'allenatore, io però ragazzi, mi dice Ruud Gullit, nazionalità, regione Olanda, abbigliamento elegante, facciamo ok. Allora, abbiamo un po' impostazioni generali, andiamo a modificarla insieme, stiamo facendo insieme queste cose perché non, sinceramente non la so. Allora, livello abilità avversario, mettiamo campione, visualizzazione ingaggi annuale, va bene, prima finestra di trasferimenti attivata, budget di partenza normale, disponibilità normale, tutto normale metto. Poi faccio 8 minuti, va bene, valuta, l'euro, ovviamente. Stop durante la finestra di mercato solo se ci sono progressi, va benissimo. E andiamo avanti, va bene così. Ecco la presentazione, ve la faccio vedere. Con Ruud Gullit, dal presidente dell'Atalanta. Bella anche l'animazione quest'anno, eh. E vedo il grandissimo Papu Gomez e Masiello. I due giocatori forse capitano e più esperti. Poi c'è Zapata, vedo, con Ruud Gullit. Ecco che parla con Ruud Gullit. Bellissimo. Mazza che animazione, ragazzi. Complimenti. Fatta pure molto bene. Qua chi è che saluta? Questo non so chi sia. Un altro giocatore dell'Atalanta, ma non ho capito bene chi fosse. Va bene, fa niente. Questo è sempre il presidente o il direttore sportivo, non lo so. Tanto mi sto... Stav Gullit sta vedendo il campo d'allenamento col suo caffè in mano. Spettacolare sta presentazione, vediamo un po' cosa ci dice. Adesso ci andiamo a vedere un pochino tutto quanto, statistiche, rosa. Obiettivi e stagione, definizione degli obiettivi. Allora, che può fare l'Atalanta? Atalanta sta in Champions League, lo sappiamo. Gullit, vorrei parlare degli obiettivi della stagione. Vediamo un po', sì. Il nostro club continua a crescere, dobbiamo riconfermarci tra le squadre più forti del campionato. Di conseguenza credo che dovremmo puntare a un piazzamento che ci permetta di entrare in UEFA Champions League. Che ne pensi? Mi sembra un po' esagerato, ragazzi. Io direi possiamo finire il campionato nella metà alta della classifica. Diciamogli questo. Ok, sta dicendo che vuole arrivare ottavo o un po' più in alto. Va bene così, per me è corretto. Perché con la squadra che abbiamo, l'abbiamo vista, ci sono giocatori forti, ma... Dai, è stato un caso per me che l'Atalanta sta in Champions League. Con Gasperini ha giocato alla grande, speriamo pure con me giochi nello stesso identico modo. Mi sembra un obiettivo un po' modesto, ma immagino tu abbia le tue ragioni. Ok, è deciso, è certo che è deciso. C'ho le mie ragioni perché non so forte, non sono molto forte a PES, caro. E quindi devo per forza far così. Quale che sia la tua decisione, lo staff ti sosterrà. Molto bene. Abbiamo lo staff, l'appoggio dello staff. La prima conferenza stampa, amici. Fatto veramente bene, altro che FIFA. FIFA non ha tutte queste animazioni, ragazzi, sono sincero. Quindi un punto a favore per PES. Vediamo un po'. Siamo qua all'Atalanta, complimenti per la nomina ad allenatore. Quali sono i suoi piani? Pensa di introdurre subito i suoi metodi o sarà lei che si adatterà allo stile della squadra? Sicuramente dobbiamo raggiungere un buon equilibrio. Non do o le mie idee o dipenderà dai giocatori, ma vado sempre sul medio, una risposta molto equilibrata. Soprattutto è un grande onore per me, vorrei ringraziare tutti per averla concretizzata. La mia filosofia è mantenere l'equilibrio, voglio tenere quello che funziona e cambiare quello che non funziona. Va bene, bella risposta. Che stile di gioco intende adottare in questa stagione? Devo vedere prima la squadra, ragazzi, ma come faccio a dirvelo adesso? Offensivo al massimo. Vediamo, voglio vedere un calcio pulito e sportivo, sicuramente non sono da giocare duro o farfaville, sì, sicuramente la prima. Ok, l'obiettivo è sempre la vittoria, ragazzi. A me piace giocare un calcio di cui i nostri tifosi possano andare fieri. Evitiamo il gioco sporco e le perdite di tempo. Giochiamo come si deve. È questo quello che voglio. Da un olandese è giusto, eh. Mi sembra corretto. Gullit era pure un fenomeno, ragazzi, in mezzo al campo. I più vecchietti se lo ricorderanno sicuramente. È finita la conferenza stampa. Bene, adesso andiamo avanti. Vediamo se ci dà questa rosa. Forza, benvenuto nel campionato Master. Sei all'inizio della tua carriera. Per prima cosa leggi le mail. Accedi al diario nel pannello in alto a sinistra, in qualsiasi momento sfogliare tutte le conversazioni avvenute durante i filmati. Quando sarai pronto vai al menu avanzamento per far avanzare il calendario e dare inizio ai giochi. Va bene. Allora. Qui c'è avanzamento, mi ha detto. Gestione squadra, ufficio allenatore.
Intanto vedo che i follower dell'Atalanta, guardate che bello a destra, che figo, sono 877.000, con partner ufficiale dove vedo MyClub, eFootball, insomma tutto ciò che riguarda appunto PES. Sappiamo che noi siamo il nuovo allenatore, io andrei in ufficio allenatore. Andiamo su, abbiamo qui messaggi, carriera allenatore, bilancio, conto club, impostazioni budget, che sarà importante. Andiamo sui messaggi, vediamo che ci dicono. Allora, 1 agosto 2019, iniziamo al 1 agosto. Purtroppo non ho avuto tempo per spiegarlo di persona, ma ecco cosa devi sapere sui regimi di allenamento dei giocatori. Al momento lo staff di allenamento ha già stabilito un regime a cui sottoporre i giocatori, ma se il loro approccio è diverso dal tuo, puoi sempre cambiarlo. Vabbè, qui ti spiega un pochino quello che bisogna fare, ragazzi. Attività osservatore, vabbè, qui poi andiamo a vedere gestione squadra, trattative, osservazione per cercare nuovi talenti, ovviamente. Gestione del budget, vediamo un po'. I costi di trasferimento provengono dal budget a trasferimenti, mentre gli ingaggi, vabbè, dal budget ingaggi. Possiamo sempre andare nell'ufficio allenatore e andare in impostazioni budget, l'abbiamo visto prima. Poi c'è la tua carriera di allenatore, in TV hai fatto colpo, i media ti adorano. Ora come tuo agente devo spiegarti alcune cose. Hai guadagnato l'attenzione di altri club, quindi ti arriveranno delle offerte. Inizi a pensare a una risposta. Ufficio allenatore, carriera allenatore, offerta allenatore, ma non mi interessa, sto bene qui l'Atalanta. Il programma principale di agosto, annuncio 21 agosto, annuncio selezione squadra nazionale, Serie A team si comincia il 22 agosto, annuncio calciatore dell'anno europeo in Europa e ultimo giorno finestra di mercato il 31 agosto. Abbiamo un mesetto per fare il calciomercato. Obiettivo di questa stagione? Abbiamo dato un'occhiata all'obiettivo prefissato da te, dal tuo staff e dal direttore sportivo per questa stagione. Pensiamo che vada bene. Dal punto di vista degli affari, un obiettivo simile darà certamente un impulso positivo al prestigio del club. Va da sé appunto che i nostri tifosi ci sosterranno lungo il cammino. Ovvio, i tifosi d'Atalanta sono caldissimi e fortissimi. Andiamo adesso su avanzamento. Ah no, qui mi dice di andare avanti. Non ancora, voglio andare a gestione squadra. Andiamo subito a vedere un pochino. Schema di gioco, vedo trattative, allenamento, allenamento abilità, allenamento primavera, numeri di maglia. Veramente fatto bene. Quindi schema di gioco, andiamo a vedere. C'è un 3-4-3 da quello che vedo. È bello, bello offensivo, però effettivamente gioca in questo modo. Sarebbe un 3-4-1-2. Lì sotto, vabbè, mi mette un'altra cosa. Vediamo, c'è Rafael Toloi, però, che ha 78 come difensore centrale e Palomino 77. Quindi io andrei subito a modificare qualcosa. Allora, innanzitutto Palomino. Palomino al posto suo mettiamo il nostro Rafael Toloi. Comunque abbiamo Palomino di MCT in panchina che sono veramente forti, eppure Varnier non è male, e Bagnes non è niente male e mi piace. Abbiamo un Reca a sinistra con terzino sinistro, quindi in teoria potremmo farlo giocare anche al posto di Castagna questo Reca. Palasic in mezzo al campo e Pessina sono due buoni sostituti. Gosens a sinistra, forse è meglio di Castagna, ragazzi. Infatti io vado a mettere Gosens, no, è uguale, Gosens e Castagna sono uguali. Al momento mettiamo Castagna a sinistra e Debur a destra, lasciamo questi. E Musabaro in avanti no, perché Zapata e Ilicic sono fortissimi. Come trequartista vedo il Papu Gomez, però io farei un'altra cosa, ragazzi. Non mi piace questo schema, voglio mettere, se è possibile, per cambiarlo. Teniamo premuto, mi ha detto tieni premuto. Lo voglio mettere in mezzo al campo, guardate che faccio, aspettatela, questo qua. E il Papu Gomez un po' più sulla sinistra, qua, vicino a Zapata, e Ilicic qui sulla destra. Che dite? Un 3-4-2-1 che è molto meglio, perché Ilicic trequartista è molto meglio, insieme a Gomez dietro a Zapata. Così è molto offensivo e mi piace, con le due fasce che spingono molto, devono stare attenti sia De Burg che Castagne a livello difensivo. E mi sembra che abbiamo messo tutti a posto, perché come portiere abbiamo Gollini. Se no che abbiamo come portiere? Fatemi vedere un attimo, ragazzi. Beriscia. E beh, io metto Beriscia, ragazzi, che è più forte di Gollini. Scusate, anche se Gollini è titolare al momento, io metto Beriscia. Mi piace di più, ex Lazio, mi piace. E questo l'abbiamo fatto. Poi andiamo un po' sullo schema. Tattiche predefinite. Contropiede, stile offensivo. Passaggio lungo, sviluppo. Centro, area di attacco, modulo fisso, posizionamento, difesa decisa, stile difensivo, bene, mi piace sulle fasce, l'area di contenimento, aggressivo, il pressing, sì, mi piace molto. Istruzioni in attacco, vediamo un po' se si può cambiare qualcosa. Abbiamo detto contropiede, mi piace, sviluppo, passaggio lungo, no, però vorrei più un passaggio corto, sì, mi piace più così. Area di attacco
centro, modulo fisso, i giocatori si muovono sul campo in maniera tale da rispettare sempre il modulo base o flessibili. No, modulo fisso. E questo l'abbiamo fatto. Istruzioni in difesa, invece direi difesa decisa sicuramente. Fanno muro in difesa, è molto importante. Pressing alto no, se no perdiamo palla. Ok, bene così. Area di contenimento sulle fasce sì, e pressing aggressivo sì. Linea difensiva la metterei leggermente più alta, così. Ok, e abbiamo fatto pure questa, ragazzi. Abbiamo cambiato le tattiche in attacco e in difesa. Istruzioni avanzate, che cos'è? Ah, la rotazione delle ali. Questo possiamo poi, sono dei comandi predefiniti che possiamo mettere. Ok, va bene. Non mi interessa, per questo me lo faccio io in caso. E questa è la tattica. Poi, impostazioni giocatore. Capitano è il Papu Gomez. Tiratore punizione lunga, Papu Gomez va benissimo. Sicuramente. Sì, sicuro proprio al 200%. Anche Ilicic non è male però, eh. Ma mettiamo Papu Gomez. Sempre punizione corta Papu Gomez. Spalla punizione Ilicic, giusto. Tiratore l'angolo sinistro Gomez. Destro Gomez, rigorista è il nostro Ilicic, che è il più forte da quello che mi dice. Va bene. Vedete, sono i più forti questi, va bene così. Ilicic e Gomez sono i più forti a battere sia le punizioni, i calci d'angolo e i rigori. Molto bene, è giusto così, va bene. Qua invece impostazione assistenza e gestione dati. Vabbè, questo poi che cos'è impostazione assistenza? No, queste sono le impostazioni rapide che non ci interessano. Bene così, abbiamo fatto anche la formazione e l'abbiamo decisa. E ok. Poi su gestione squadra abbiamo detto allenamento, che è anche molto importante. Andiamo a vedere. Allora, qui potrai stabilire le abilità su cui vuoi che i giocatori si concentrano durante le sessioni di allenamento giornaliero. Controlla i tipi di allenamento disponibili e le caratteristiche peculiari dei giocatori. Quindi crea un regime d'allenamento su misura per le necessità individuali dei singoli giocatori. In questo modo potrai avere il giocatore giusto nel ruolo giusto. Va bene. Berisha mi dice ispiratore. Scusate, per informazioni giocatore. Allora, Mancini frontale extra. Vediamo un po', andiamo su Mancini. Allora, frontale extra. Terzino difensivo. Ah, frontale extra è proprio il classico difensore centrale. Devo un attimo capire, vedete. È migliore al controllo palla, al dribbling, alla velocità. Bene il contatto fisico, l'elevazione. Controllo corpo, resistenza. Ammazza come è fatto bene. Precisione piede debole. Ok, fatto molto bene. Mi piace molto, devo dire. Sì, io confermo frontale perché poi sviluppo tra le linee. Sì, è giusto così. Vabbè, questi me li devo un attimo studiare, me li vedo io uno per uno. Intanto lasciamo frontale extra al nostro Mancini. Sviluppo, vedo Masiello. Sempre trovo il frontale extra. Onnipresente De Roon, questo è per i centrocampisti sicuramente. Regista creativo Gomez e Ilicic sicuramente. Fulcro di gioco Zapata, perfetto. Collini portiere difensivo, dai, ci sta. Incontrista Palomino, che è uno tosto. Frontale extra di MCT. Varnier, Bagnas, incontrista. Va bene, ragazzi. Sì, alla fine vanno abbastanza bene, devo dire. Reca terzino offensivo, ma Reca, 24enne, potrebbe sì prendere il posto di Castagne sulla sinistra. Però, ragazzi, si può anche vendere, perché abbiamo Gosens oltre a Castagne. E ci manca invece il terzino destro, al posto di Atebur. Chi mettiamo? Quindi un CLD a destra ce lo dobbiamo prendere, secondo me. Perché ci manca uno forte che può sostituire il nostro. Già sto parlando di calciomercato, per poi andremo a vedere anche un po' il calciomercato. Masiello, ok, a centrocampo e difesa ce l'abbiamo, a centrocampo ce le abbiamo, sono anche parecchi. Poi abbiamo Barro come punta al posto del nostro. Ah, abbiamo anche Tumminiello, ragazzi, come punta, che è molto interessante, mi piace. Vedete, qui ti fa vedere un pochino il comportamento offensivo, tutto quanto, l'età, il piede preferito, il peso, l'abilità, stili di gioco, stili attacco. È fatto veramente bene. Qui personalità dice lupo solitario, passione, forza, istinto. Bene, mi piace, fatto molto bene. Quindi i giocatori ce l'abbiamo. Quindi ci manca soprattutto a centrocampo pure ce l'abbiamo. Bettella è un altro ragazzo molto interessante che io conosco. Marco D'Alessandro. Ragazzi, abbiamo Marco D'Alessandro sulla sinistra, non ho visto come CLS, è perfetta sta squadra, non serve nient'altro.
Per me non serve, serve veramente poco. Forse un difensore centrale. Ah no, scusate, un CLD avevo detto. Un CLD sicuramente. E poi un altro trequartista. Forse anche un altro trequartista per sostituire o Ilicic o Papu Gomez, che non possono giocare sempre, anche per via delle possibili infortuni o squalifiche, insomma. Bene, sono molto contento, ragazzi. Quindi direi info sulla mia squadra, ci dà un po' il programma, rosa squadra, stato giocatore, andiamo un po' a vedere tutto quanto il programma. Giorno delle trattative. Ok, oggi ci dice che il 1 agosto è giorno delle trattative, questo no. Ah, così poi ci fa andare avanti. Qui aggiornamento classifica delle squadre nazionali. Il 1 agosto appunto è giorno delle trattative perché inizia il calciomercato, ipotizzo. È per questo motivo. Poi andiamo sempre su info sulla mia squadra. Rosa squadra, vabbè, l'abbiamo vista già. Inutile che andiamo a vedere. Poi possiamo anche confrontare i giocatori, da quello che ho potuto notare. Stato giocatore, lista ruolo squadra, prestazioni club. No. Voglio andare su, a sto punto, gestione squadra e andare su trattative. E qui possiamo fare qualcosa, perché c'è la mia squadra, negozio con i tuoi giocatori. Altre squadre, tieni d'occhio le trattative in corso con giocatori di altre squadre. Qui c'è la ricerca avanzata, osservazioni e abbiamo un budget trasferimenti, intanto vi faccio vedere, di 32 milioni di euro. Non male. Budget di ingaggi però poco, 1.940.000, veramente poco. Quindi potremmo prendere qualcosa in prestito o dare qualcosa al budget ingaggi. Quindi giocare un pochino sui trasferimenti e gli ingaggi. Insomma, osservazione, andiamo a vedere di cosa parliamo. Lista istruzioni all'osservatore, rafforza punti deboli, nessuna regione specificata, nessun aspetto particolare, considera il budget. Scusate, andiamo a vedere. Osservazione attiva, rafforza punti deboli sicuramente. A sto punto vediamo cosa ci dice. Anche se potremmo fare un'area specifica. No. Nessuna in generale. Aspetti da valorizzare. In miglioramento. No, no, niente. Nessuna. Considera il budget. Ignora. Sì, considera il budget sicuramente. Ok, così. Va bene. Quindi qua invece, se avevo nessuna osservazione, io direi osservazione attiva. Budget considera sempre. Posizione andrei, come detto, su un C, che è un centrocampista laterale. Posizione specifica direi un, abbiamo detto, un CLD. Area nessuna, aspetti da valorizzare direi stavolta in miglioramento, magari qualche giovane. Ok, così abbiamo fatto pure questa. E per cui potremmo dargliene un'altra, ma la do per conto mio. Abbiamo visto pure quest'altra parte, lista istruzioni all'osservatore, che è molto importante. Qui sono lista selezionati, quelli che sto giocando. Ricerca avanzata, andiamo un po' a ricerca avanzata, vediamo un po' cosa ci dice. Puoi cercare giocatori usando una serie di filtri dettagliati, e questo vabbè, penso di averlo capito. E squadre di club, vediamo un po'. Andiamo sulla Serie A, che dite? Andiamo un po' sulla Serie A. Ah, qui mi fa, no, mi fa scegliere un club specifico, no, non mi interessa, allora, grazie. Posizione sicuramente, andiamo a vedere un po' un CLD, sì, ok. Quindi conferma questo, CLD, altezza non mi interessa, valori di mercato, che possiamo fare? Minimo 0, massimo... No, facciamo un massimo di... No, 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 così non va bene. Allora, qui 0, 0. Qui 20 milioni e direi... Andiamo sugli 8. Aspettate, facciamo così. Sui 9 milioni. Massimo. Ok. Ok. Conferma questo. Conferma, grazie. Ingaggio annuale niente, valutazione generale mettiamo niente, abilità, vediamo un po' cosa c'è su abilità, dribbling, io avrei un po' di velocità, sicuramente la velocità, minimo metterei un 60 di velocità, massimo 99, va bene così, perché lo voglio bello veloce.
ispiratore, abilità dei giocatori, ruolo squadra, ricerca speciale. No, cerca, vediamo un po' cosa mi dà. Mi dà Willock, Lichtsteiner. Lichtsteiner, ragazzi, è interessante, 35 anni, però... Ragazzi, Lichtsteiner ha 35 anni, appunto, è forte, però ha preso adesso l'Arsenal, quindi niente. Jenkinson, 73, io voglio uno sui 74, ve lo dico. Sincero, però perché mi ha dato pure i terzini destri, poi anche i centrocampisti, se io ho chiesto, vabbè. Ho chiesto un CLD, c'è Adoma, questo Adoma, ragazzi, ganese della Aston Villa, però 32 anni, no, stai bene lì. Vediamo un po', terzino destro, se no, che vedo un bel Francis, che ha 34 anni, ma com'è possibile? No, vabbè, qui mi devo cercare qualcosa di meglio. Lowton, questo terzino destro, ha 30 anni, Barzagli 34, perché tutti quanti, De Fur 31, sono tutti Lennon 32, sono tutti vecchietti. Però questo del Barney Lennon non è niente male, ragazzi, vediamo un po'. Comportamento offensivo, velocità forte, 80, 82 accelerazione, 88 controllo carpa, resistenza 75, va bene. Dalla fine va bene. Mi piacciono 79 dribbling, 77 possesso stretto, controllo palla, recupero palla, così così, precisione 32 anni. Quanto vogliono? Quanto volete, ragazzuoli, per Lennon? Contropiede, questo, vabbè, pressing alto, pressing aggressivo, crescita dall'ingresso al club, un po' diminuita la sua valutazione, ma 75 mi piace. CLD perfetto, può giocare. Ragazzi, io direi di richiesta, vediamo un po', richiesta prestito per un anno, vediamo un po' che mi dice. La costa di trasferimento 1,5. Io direi il club è restio a 29 società per eseguire la trattativa. Proseguire le trattative sarà tutt'altro che facile, mi dice il direttore sportivo. Costo di trasferimento, gli do un po' di più, 1.800. Opzione di riscatto non gliela metto, faccio ok. In tavola di trattative, giocatori con cui puoi negoziare 5. Continuare? Sì. Continuiamo. In attesa di risposta ufficiale. Intanto, Lennon, io ho dato il primo... Stiamo cercando di definire qualcosa con Lennon. Comunque ha fatto veramente molto bene. Poi mi vado io a spulciare la primavera e quant'altro. Andiamo su info sulla mia squadra. Ufficio allenatore. Qui c'è il database, sistema. Ragazzi, andiamo ancora su gestione squadra. Allenamento, abbiamo visto l'allenamento abilità. Sarà molto simile all'allenamento. Allenamento primavera, numeri di maglia. Abbiamo un po' allenamento abilità. Non voglio farlo troppo lungo, ragazzi. Non farò partite, è solo una presentazione. E un po' di inizio di calciomercato, Intanto qui ci dice che può impartire istruzioni per l'allenamento abilità. Soltanto i giocatori che possiedono determinati attributi possono prendere parte all'allenamento abilità. Nota bene, puoi allenare un solo giocatore alla volta e l'allenamento durerà un tempo ben definito. Per essere efficace l'allenamento deve essere pianificato con cura. Ah, ecco, io direi allenamento, sì, io direi un bel fatemi pensare, sto pensando. Finta doppio passo e la voglio far fare al grandissimo giocatore eleggibile, a De Boer. Vedete, non c'è altri giocatori. Sempre a De Boer. Colpo di testa, direi. Andiamo su Masiello, ragazzi. Colpo di testa. Ok. Mi dice Masiello, quindi io direi Palomino, Masiello, Dim City. Andiamo su Masiello. Vai. Buono. Potrebbe. Periodo di allenamento 45 giorni. Ok, io direi di andare doppio tocco, non c'è nessuno. Finta doppio passo a De Boer, giocatori eleggibili. Mi dice anche elastico e De Boer, io direi finta doppio passo, ragazzi, facciamola. No, qui mi dice sospendiamo l'allenamento in corso, quindi come diceva lui solo un giocatore alla volta, quindi no. Facciamo a Masiello e va bene così. Abbiamo visto anche quest'altra caratteristica. Avanziamo un pochino, ragazzi, avanziamo a sto punto. Vediamo un po' cosa succede, facciamo avanti. Ok, ci ha fermato al 4 agosto, giorno delle trattative. Masiello ha risposto così alle voci che lo danno in partenza verso la scuderia. Gira voce che ci sono offerte per me. Se è vero, ne sono lusingato. Io ho capito, ma ragazzo mio, Masiello non se ne va, raga. Lo dico, Masiello non se ne va. Cioè, pensate che la prossima partita sarà Atalanta-Juventus, la prima. E poi Sampdoria-Atalanta, Atalanta-Fiorentina. Insomma, un calendario che inizia tostissimo, lo vedo, sto vedendo lì sotto. Intanto gestione squadre. Andiamo su trattative.
Altre squadre? Vediamo un po', ragazzi. Allora, mi dice negoziatore Barnley, costa di trasferimento 1,8. È stato adattato in attesa di risposta per valori di mercato 5 milioni. Che devo fare? Che devo fare? Scusate. Aspettate un attimo. Devo capire cosa vogliono loro. Ingaggio annuale in vigore 941.000. I termini sono stati finanziati. Il giocatore del club sono sicuro del trasferimento, quindi le rinegoziazioni dovrebbero andare lisce. Ma con quanto? Cioè 5 milioni di euro gli devo dare. Allora, costo di trasferimento 1,8. Valore di mercato? No, no. Va bene. Invece vogliono quello che gli ho dato io. Vediamo un po'. Lennon accetta termini. Direi accetta, mi piace. Verrà ingaggiato in prestito e ho pagato un trasferimento di 1,8. Il club qui è stato ceduto in prestito per pagare il suo ingaggio. Continuare? Sì, gli pagheremo l'ingaggio, non c'è problema. Bella. Ho preso Lennon, ragazzi. Ho preso Lennon. Controlliamo il budget. Ma il budget va benissimo perché abbiamo 31 milioni e ancora 1,940 come ingaggi. Quindi sono molto contento. Abbiamo subito preso un giocatore. La mia squadra negozia con i due giocatori. Ah, qui se vogliamo fare in qualche modo metterlo in vendita. Oppure fargli sicuramente un rinnovo. Ipotizzo. Però ragazzi, qui non vendiamo quasi nessuno. Ve lo dico. Al massimo sto portiere Rossi lo diamo un prestito. Vediamo un po' se riusciamo. Aggiungi la lista selezionata. No, io voglio un prestito. Scusate, aggiungi la lista selezionati. Ok, allora aggiungiamo la lista selezionati Rossi perché tanto non giocherà mai. Varnieccio lo teniamo al momento. Storeca forse lo vendiamo. Forse lo vendiamo, ragazzi. Però sono ancora... Costo di rescissione 300, mi dice. Vediamo. Kulusevski 64. Ammazza che pippa sto Kulusevski. Pensavo fosse più forte. Sto Carnesecchi. Come portiere, vabbè, ce lo teniamo. 64. Teniamoci questo. Sto Peli lo vorrei dare in prestito e invece lo aggiungo alla lista selezionati. Pure questo, ok. Pure sto Peli. Sto Piccoli come punta, uguale. Lista selezionati non mi piace, anche se è un giovane. Salvi, uguale a un ragazzino. E sinceramente non ci facciamo nulla. Aggiungi alla lista selezionati. Politica trasferimenti, che cos'è? Aperta offerte, rifiutato, aperta offerte. Ah, inserisci nella lista prestiti. Ah, così dovevo fare, aspettate un attimo. Ok. Quindi va bene. Va bene. Quindi questo dovrebbe stare in prestito. Nella lista prestiti, salvi. Vediamo un po', sì, me l'ha... Ok. Me l'ha tenuto. Andiamo a vedere a sto punto pure quell'altro che avevo messo sto Peli. Rimuovi la lista selezionate. E lo mettiamo... Politica di trasferimento, inserisci nella lista prestiti. Bene così. Poi adesso farò anch'io l'altro, ma molto bene, mi piace come è fatto anche l'impostazione del calciomercato. Insomma, sto vedendo insieme a voi perché vi dico, è un pochino che non ci gioco, ho sempre giocato a FIFA, ma è molto molto interessante. Questo è quanto, siamo andati un po' avanti, abbiamo già preso, se andiamo sulla rosa, in teoria mi dovrebbe dare rosa squadra il nostro amico, il nostro CLD nuovo, ma io non lo vedo. Dov'è? Io l'ho preso CLD, Ehi. Ragazzi, ancora non me lo dà, come mai? Forse bisogna aspettare che ci conferma il trasferimento. Comunque è molto buono quello Lennon, c'ha 32 anni, ma mi piace, 75, va benissimo come sostituto del nostro Atebor. Molto bene, ragazzi. Io vorrei finire qua perché non voglio farlo troppo lungo, forse ho anche esagerato perché ho parlato tantissimo, sarà una mezz'oretta che sto facendo questo video. Se vi piace e continuiamo questa bellissima carriera con l'Atalanta, con la Dea, ditemelo, commentate, like e condivisioni mi raccomando per continuare questa bellissima serie che a me piace. Poi vi mostrerò ovviamente nel prossimo video delle partite, andrò un pochino avanti io sicuramente con calciomercato e qualcos'altro, ma vi farò vedere tutto quanto come al solito. È stato un piacere, ci vediamo alla prossima con il vostro Mr. Lollo, PES 2020 e tutte le carriere di Football Manager e tutto ciò che riguarda il nostro canale, piccolo canale basato sul calcio a 360 gradi. Alla prossima ragazzi, è stato un piacere, ciao ciao!